or delivery. Don't be fooled by cheap. Quelli che la danza, a cura del circuito Campano della Danza, al Teatro delle Palme di Napoli e la rassegna di danza d'autore che ha aperto il sipario per l'edizione 2012 con Fabrizio Monteverde e la sua rivisitazione di Coppelia. Monteverde rilegge in chiave neoclassica le coreografie originali che furono di Arthur Leon e Roland Petit. L'originale composizione di Leon Delibes del 1870 trova nella chiave di lettura di Monteverde nuova linfa. La storia della bambola Coppelia e di suo padre Coppelius è narrata in maniera sartoriale sui movimenti del corpo umano che si confondono con quelli dei burattini delle bambole animati da una coreografia sensibile alla storia originale e alla rivisitazione in chiave moderna e contemporanea. Così con il balletto Junior di Toscana che Monteverde offre uno spaccato di danza contemporanea da non perdere, per stile, fantasia, rivisitazione della storia del mago giocattolaio, di voler donare vita alla sua creazione, Coppelia, per la necessità di amare e di essere amato. Le ciarde e le mazurche in questa rivisitazione diventano ensemble contemporanei che si sviluppano allegramente attraverso schemi lineari e squadrati, così come nelle versioni classiche di Leon e Petit. Chi studia danza non può esimersi dalla visione di Coppelia, ora classica, quanto moderna e contemporanea, e scoprire la vivacità di pensiero neoclassico che dimostra il celebre coreografo italiano in questa nuova versione della storia messa in scena da giovani e promettenti interpreti della danza contemporanea italiana, come il Balletto Junior di Toscana, che supera la prova, con talento, di aver messo in scena sentimenti, tensioni, passioni e umori con vivacità e freschezza per un nuovo linguaggio contemporaneo. Guardando la messa in scena del corpo di ballo di Monteverde, si ripercorre e ricorda mentalmente in parallelo i movimenti, le coreografie storiche, i costumi di scena, l'ambientazione e il disegno luci trascorsi. E tutto ciò sottolinea la grande capacità creativa del noto coreografo italiano e la bravura del suo corpo di ballo nell'aver ridato smalto a storia e tradizione di un tre atti tradizionali del repertorio classico.